Grazie. Presidente del Consiglio, la ringraziamo anzitutto per porre sempre in cima alle sue preoccupazioni quelle che sono le posizioni della Lega. Evidentemente la nostra azione politica le dà fastidio e questo ci fa piacere. Io non so se come lei si è domandato le posizioni di Matteo Salvini, che sono sempre state coerenti e lineari in materia di immigrazione, appartengano a campo dei miracoli. Sicuramente appartiene al campo dell'ipocrisia la sua relazione che ha reso qui oggi alle Camere. Al campo dell'ipocrisia perché è totalmente distante dalla realtà. Io non so in quale realtà lei viva, onestamente, ma vendere quelle che sono le posizioni che sono incluse in una bozza di conclusioni che il Presidente Tusk ha dato a tutti quanti i partecipanti del Consiglio europeo, cercare di far credere ai cittadini italiani e ai partner europei che quelle conclusioni sono frutto di una politica di 6 mesi di convincimento da parte dell'Italia nei confronti dei partner è veramente un esercizio di ipocrisia. Com'è un esercizio di ipocrisia e anche un esercizio scorretto, secondo me, venire in quest'Aula, raccontare di posizioni che verranno prese che sono diametralmente opposte rispetto a quelle che sono all'interno del documento. Non avete neanche letto la bozza delle conclusioni che il Presidente Tusk vi ha inviato. Perché all'interno, e questo è drammatico, perché che lei venga qui a raccontare la sua visione, sono qui, guardi, sono state. Va bene, Tusk, Tusk, non è quello, guardi, non è, sì, ma guardi, non è la forma, anche lei ogni tanto fa degli strafalcioni in inglese che sono più pericolosi dei miei qui oggi, non si preoccupi. Comunque sia, all'interno di questa bozza si legge l'esatto opposto di quello che lei ci ha raccontato, perché si parla di rigore, cosa chiesta in quest'Aula dal gruppo della Lega più e più volte con delle risoluzioni bocciate dalla sua maggioranza. Si parla di controllo rigido delle frontiere esterne dell'Unione Europea, anche questo punto più volte richiesto da questo gruppo e non solo da questo gruppo, non sicuramente dei 5 Stelle, ma da altri che all'epoca in qualche modo erano nostri alleati in un governo, e lei questa cosa non l'ha mai sponsorizzata, mai. Si parla di respingimenti, cosa che voi ideologicamente avete sempre negato e che invece sono lo strumento che in questo momento l'Europa, il Consiglio europeo, dice essere uno strumento fondamentale per il contrasto dei flussi migratori clandestini. E lei invece ci viene a raccontare qui che va tutto bene, che la posizione buonista dell'Italia è stata accettata. L'unica cosa che forse è stata minimamente accettata, poi con modalità operative totalmente difformi rispetto al cialtronismo mostrato dal suo governo, sono quelli dei ricollocamenti. Ma anche qui, smettiamola di prendere in giro gli italiani. Lei si in qualche modo si premia, si autopremia, si convince del fatto che è un grande successo il fatto di aver ricollocato 19 clandestini in un altro paese europeo, quando lo stesso giorno ne sono arrivati 750 di clandestini. Questa è la cifra del fallimento del vostro atteggiamento ipocrita sul tema dell'immigrazione, così come è ipocrita l'atteggiamento che voi tenete sulla politica estera. Perché c'è stato all'interno di un Consiglio europeo dei ministri dell'interno una decisione quasi unanime sul fatto che la Turchia non è un paese sicuro. E voi insistite nel dire che deve essere un partner nel contrastare l'immigrazione clandestina. Cioè, mettete d'accordo la parte destra del cervello con quella sinistra, perché altrimenti qui ci portate tutti quanti allo sfascio. Uno sfascio pericolosissimo, fra l'altro. Perché negare il coinvolgimento della crescita esponenziale dell'ISIS, negare il coinvolgimento della Turchia nella crescita esponenziale della pericolosità e del fanatismo dell'ISIS, è veramente un qualcosa di pericoloso in termini di visione della politica internazionale. Presidente, chiederei cortesemente che il Presidente del Consiglio ascoltasse. Capito che siamo fastidiosi, però vogliamo essere fastidiosi fino in fondo. Non me ne voglia il collega Fioroni. Il coinvolgimento, fra l'altro, di Ankara su un ricatto che il governo di Ankara sta facendo nei nostri confronti. Perché mandare il segnale al Consiglio europeo di dire noi siamo disposti a creare questi hotspots. Va bene hotspots, Presidente, è corretto in inglese, sì? Però
dovete darci dei soldi. No, questo è un ricatto che non sta né in cielo né in terra, soprattutto perché è chiarissimo il convincimento da parte della Turchia di collocare questi hotspots in realtà siriane, quindi in qualche modo utilizzare fondi europei per fare una sorta di invasione, di controllo della Siria, già preparandosi per un eventuale dopo Assad. Noi non siamo disposti a spendere soldi che già non abbiamo, che già voi drenate sistematicamente dalle tasche degli italiani, per una politica espansionista della Turchia. Così come non siamo disposti assolutamente ad accettare che un corpo estraneo rispetto a una secolare cultura europea come la Turchia entri in Europa. Così come siamo disposti assolutamente a farci prendere in giro dalle sue posizioni ambigue e ondivaghe in tema di contrasto e di lotta all'ISIS. Perché essere gregari o protagonisti di serie B in un contrasto all'ISIS nelle zone dell'Iraq e della Siria, e invece, perché quella è chiaramente guerra, e invece in qualche modo far sì, anche lì, prendersi, appuntarsi la medaglia sul petto del fatto che l'intervento in Libia, ho finito Presidente, 10 secondi, l'intervento in Libia sarà a guida italiana perché quella è peacekeeping, è guerra anche quello. Basta, lei ha voluto mandare in qualche modo dei segnali ai suoi partner qui, non li mandi dei segnali utilizzando il Parlamento, alzi il telefono e si faccia sentire, sei in grado di farlo. Ora chiede di intervenire il deputato Mario Sberna, prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente. Dunque...